Tantissime persone mi chiedono continuamente: Cecilia, dove trovi il tempo di praticare yoga e meditare per 90 minuti al giorno mentre gestisci 3 business e viaggi in lungo e in largo per il mondo? La risposta è gioco di leve. Vedi, siamo abituati dalla società a pensare al lavoro, alla vita personale, alla salute, all'abbondanza come a cose separate l'una dall'altra. Ma lo sono veramente? La verità è che fanno tutte parte del nostro benessere e nel momento in cui ne tralasciamo una, tutte le altre ne vengono direttamente o indirettamente influenzate. Ad esempio, sai che scegliere un pranzo relativamente leggero è positivo per la tua salute, ma non solo, è anche utile a mantenere alto il tuo livello di energia e la tua produttività per il resto della giornata. Se devo essere sincera, sono andata in palestra per anni solo allo scopo di mantenermi in forma e perdere peso. La vivevo come una cosa disconnessa da tutti gli altri aspetti della mia vita, dal mio umore e dalla mia carriera. Vedendola solo come un mezzo per perdere peso, mi sforzavo incredibilmente per trovare la motivazione necessaria e ogni giorno finivo per detestarla sempre di più. Inutile dire che non ho visto nessun risultato apprezzabile e oltretutto, invece che darmi una mano, non ho fatto altro che aggiungere ancora più frustrazione alle mie giornate. Poi, grazie allo yoga e alla meditazione, ho scoperto un meraviglioso strumento di leva. Non ci ho messo molto a trovare la disciplina necessaria per incorporare entrambi questi aspetti nella mia routine quotidiana. È successo in modo del tutto naturale, non appena ho sentito di avere più energia, una maggiore sensazione di pace al lavoro e nella vita di tutti i giorni. È successo quando mi sono accorta di poter affrontare ogni situazione lavorativa difficile con una calma che non avrei mai nemmeno potuto immaginare prima. Ed ecco fatto. Dopo aver assaggiato cosa fosse possibile raggiungere attraverso il gioco di leve, ho trovato così tutti i modi possibili per integrare i miei obiettivi lavorativi con la mia salute e il mio equilibrio. Tutto è successo in modo naturale e spontaneo, permettendomi di agire con equilibrio senza eccessi, senza estremi e senza dover ricorrere a troppa autodisciplina. Non sto dicendo che devi cominciare a praticare yoga o meditazione se non ti va o pensi non faccia per te. Diventa semplicemente consapevole di come tutto sia interconnesso, quello che mangi, come ti muovi, gli obiettivi che vuoi raggiungere e crea un processo, una routine quotidiana attorno ad essi. Scegli quello che ti fa stare bene durante il giorno e fallo sempre pensando a come ogni singola azione e attività farà leva sulle altre. Funziona anche per la mente e per i pensieri. Ogni volta che ti accorgi di essere caduto in una spirale negativa o di star creando un controproducente film mentale, chiediti: come sto utilizzando la mia energia? Mi è utile? Mi farà stare meglio? Questo stato può essere una leva per qualcosa che desidero? Se la risposta è no, ribalta i pensieri e ribalta la situazione. Non perché te lo sto dicendo io, ma perché sai cosa succederà nel momento in cui lo fai. Ti sentirai meglio. È incredibile come questo semplice cambiamento di prospettiva influenzi anche le aree della tua vita di cui non ti sei mai preso cura per mancanza di tempo o di forza di volontà e motivazione. Non ti serve nemmeno più la forza di volontà perché non c'è alcuno sforzo. E il bello è che lo puoi applicare anche al lavoro, al tuo business o alla tua carriera. Nella mia azienda non lavoriamo a nessun progetto che non faccia leva su un progetto che già esiste ed è sviluppato. Diventa veramente un atteggiamento mentale e pratico che puoi applicare in ogni area della tua vita, ottenendo risultati sorprendenti. E tu? Su che cosa vuoi fare leva oggi?